Ciao ragazzi, oggi è venerdì, iniziano le ferie. Ora sto andando a Milano, mi faccio questo giretto e visto che devo pigliare il treno, sono in ritardo, non ce la faccio con il bus e mi tocca per forza di cose pigliare il monopalla per arrivare. E in tutto questo, ovviamente da bravo italiano, mi sono messo un po' di pasta nello zaino, visto che l'avevo avanzata da pranzo e secondo me, non visto che il treno è a 10 alle 7, arrivo là alle 9, cioè se ho fame prima che faccio? Quindi vedi così va. Ok ragazzi, ci abbiamo fatta, siamo qua con il One Wheel XR e adesso andiamo in direzione stazione. Ok ragazzi, mi sa che comunque a parte gli scherzi qua hanno appena fatto l'asfalto perché ci sono i sassolini che mi si attaccano sotto il One Wheel e c'è ancora il profumo. Mamma mia, One Wheel, ce la fai? Sta videocamera oggi no, non va. Oh ragazzi, ce l'abbiamo fatta finalmente in stazione. 1, 2, 3. Ok, ci siamo. Adesso andiamo a prenderci il biglietto. Ah ragazzi, voi non avete idea da quant'è che non prendo un treno. Tra una roba e l'altra. Mamma mia. E soprattutto da quant'è che non faccio un biglietto cartaceo. Questo ancora di più. Sempre fatto digitale, oggi ho detto ma sì, proviamo come ai vecchi tempi. E adesso, visto che mi sono portato il computer, mi sa che lavorerò un pochino. Ma appena scritto un mio amico tedesco, quello che ho ospitato qualche settimana fa, ha provato a chiamarmi ma non potevo perché stavo venendo qua in stazione. Oh ragazzi, finalmente siamo arrivati in quel di Milano. Adesso che palle, siamo qua in stazione, adesso dobbiamo assolutamente uscire che di qua e andiamo all'Airbnb. Eccoci qua ragazzi, arrivati qua in centrale e ora andiamo via. Aspetta che, allora, taschino, questo, via. Comunque è bello perché tipo quando sono arrivato davano pioggia per le 9, giù di lì c'è un quarto d'ora, quindi è meglio che mi avvii all'Airbnb ragazzi, perché sennò io con questo monopalla mi annego. Allora, il segreto di andare su One Wheel in città, soprattutto a Milano, è non farsi ammazzare. E ho appena sentito una goccia e di bici, quindi anche di One Wheel, ci metto 18 minuti ad arrivare all'Airbnb, quindi speriamo bene ragazzi. Oh signore, olè. E niente ragazzi, adesso Google Maps mi fa che devo andare dritto e dovrei andare magari nella ciclabile, per ora non vedo macchine, quindi siamo a cavallo, qua sempre dritto. Comunque è troppo comodo. Sì, ok, la metro va anche bene, però il One Wheel che te lo porti in treno, che poi arrivi in città, ti sposti, ok, un'altra goccia, mannaggia. 5 km sono lì. Magari faccio il percorso a piedi perché me ne dava di meno in teoria. Mi dava tipo 3 km e sì, dai, vado a piedi. A piedi quanto mi dà? 3 km 3 è già meglio, 2 km in meno. Vabbè, qua andiamo sempre dritti. Ecco, quando vado a fare consulenza con la mia azienda ci tocca andare sempre là, col postasso. Allora, adesso via, andiamo. Qua adesso si muore. Cioè, fosse sempre così sarebbe perfetto, perché c'è, insomma, questo bel tempo. È verde. Allora ragazzi, oggi vi insegnerò come girare col... Mamma mia, sto per dire, vi insegnerò come girare col One Wheel. Sono... Ammazza. Ma che schifo di strada è. Allora, andiamo. Ok, mi devo abituare all'idea che qua ci sono le rotaie. Allora, dicevo, oggi vi insegnerò a girare con il One Wheel. Essenzialmente voi dovete mettere il peso in avanti per andare in avanti. E quando c'è tipo una buca, dovete all'ultimo, opla, dare il colpetto. Vabbè, voi non vedete assolutamente niente. Però adesso provo magari a farvi vedere con degli esempi. Allora, 2 km e 900 metri. 2 km e 900 metri siamo arrivati. E mi sa che qua devo scendere. Ah no, riesco. Mamma mia, divento pazzo. Ok, qua, hopla, noi adesso dobbiamo andare di là. Non so neanche il nome di una via. Qua figurati se ci sono ciclabili.
ma tipo neanche a pagarle, miseriaccia la puttanaccia. Spero di non ammazzarmi, anche perché qua è pieno tipo di questi cacchio di San Pietrini maledetti, che non si chiama neanche San Pietrini. Sembro proprio il ragazzino di campagna che va nella grande città ed è tutto spaesato, è più o meno quello che sta succedendo ora, perché seguo Google Maps, figurati se conosco Milano. Oh signore, oh signore, caboia. Sarebbe carino, prossima volta mi attacco anche alla GoPro, così voi avete la prospettiva di quello che vedo io e di me in questo momento, così. Che vita da vlogger, devo evitare le buche ragazzi, se calo qua mi spacco io, spacco il one wheel, mi ammazzo e mi si rompe pure la videocamera. Quindi vogliamo evitare questo. Dove devo andare? Dritto, one wheel, mi ricordo quando ero a Parigi che lo utilizzavo, mi si è scaricato tutto perché dovevo sia trainare 25 kg di valigia, che è questo zainone enorme, che è un cuscino che avevo da viaggio che aveva 10 kg in maglioni, in giacche e tutto, perché dovevo fare un anno via quando sono andato in Francia. E quindi non vorrei che succedesse la stessa cosa qua ora a Milano, perché poi da portare in giro il one wheel è tipo orribile, perché pesa tantissimo e vogliamo evitare di dover fare sta fatica completamente inutile. Oh ragazzi, riuscite anche a intravedere dove sono ora, là finalmente c'è il Duomo e questo è questo, ma voi avete, voi la situazione già la sapete già, che sembra tutto molto stabile ma io mi sto trapanando le gambe sopra questa schifezza. Allora, l'importante ora è non essere multati, però vabbè, vedo che ci sono anche delle bici qua, quindi a posto. Vediamo quanta gente mi vedrà ora che faccio il vlogger, che ho il vlog, la vlog camera, però sul one wheel, che è tipo una cosa ultra rara. Sul treno sono riuscito a mangiarmi tipo della pasta avanzata, cioè forse ve l'ho detto, però sono riuscito a mangiarmi della pasta avanzata che mi ha permesso un po' di darmi quel minimo di energie per continuare, perché adesso sennò sarei morendo. Dopo mi sa che mi vado a fare un aperitivino e aspetto che arrivi la mia amica e poi vi faccio vedere l'Airbnb, insomma un piccolo house tour. Proprio bella la sera, cioè guardate quante luci che ci sono in quel di Milano. Ah, prima in treno cosa è successo? Giusto perché ci piace fare la situazione un po' poco precaria, diciamo, cioè ci piace conoscere gente nuova. Ho conosciuto questo professore, questo ragazzo che ci siamo messi spontaneamente a lamentarci dei vicini, che sono stati una quindicina di ragazzi delle superiori e che bevevano in treno, urlavano, sparlavano tra di loro, cioè situazione orribile. E è sempre molto bello conoscere gente completamente a caso. Stretto la mano e tanti saluti, neanche chiesto il numero. Ah, guarda qua. Vabbè, e ora andiamo all'Airbnb perché voglio farmi una doccetta, sistemarmi e tutte cose. E adesso noi andiamo. Allora, devo capire innanzitutto il condizionatore perché sto morendo di caldo. Facciamo un piccolo house tour, visto che siamo qua. Lo facciamo assieme. Allora, vabbè, qua c'è l'ingresso, qua il monopalla, una TV, un bel divanetto, molto carino. Quanto spazio! Wow, oddio, c'è la porta qua, chiudo assolutamente la finestra, perché ora sparo il condizionatore a palla, con quello che l'ho pagato sto posto. Ma che cazzo c'è? Ma che cos'è sta roba? Vabbè, non importa. Andiamo di qua, ragazzi. Piccolo house tour. Proseguiamo il nostro tragitto in questa molto umile dimora. Ma che carino. Proseguiamo schiacciando luci a caso perché non so dove sia. Oh, lei. Allora, qua c'è il bagno con pure il elettromassaggio, ragazzi. Tutto questo grazie a voi, alla community che mi... Oh, quanti specchi. Alla community... Quanti specchi? Oddio! Alla community che mi supporta e che mi rende tutto questo possibile. Non è vero, ragazzi, io non ho mai guadagnato un euro da YouTube. E poi questa è la stanza da notte dove starò molto comodo. In tutto questo devo trovare il condizionatore. Allora, lì c'è una porta. Dov'è che ha detto? Cioè, lui, il bello è che quelli dell'Airbnb mi hanno pure inviato e tutte le informazioni sul posto, no?
Io devo ancora leggerle. Visto che viene una mia amica francese, ho portato delle cose che lei non trova in Francia, cioè delle knusa. E un prosecchino molto bonino. Ora devo capire la cosa fondamentale. Ci sarà lo shampoo, perché c'è la jacuzzi, spero ci sia anche un sapone. Se no, io non ho portato nulla. Questo è tutto il sapone che ci meritiamo. Vabbè, me lo farò bastare. Oddio, non è neanche sapone, questa è cuffia. Cuffia doccia, sapone vegetale. Cuffia doccia. Igiene. Vabbè, è poca roba. Cazzo, io mi aspettavo un saponone. Va bene. Qua c'è il wifi. Sto prendendo confidenza un pochino con la casa, ho già messo le mie cose di qua di là. E adesso io mi vado a fare una bella doccetta che diventerà un bagno, perché qua, insomma, cos'è, non lo sfruttiamo questo? Io voglio stare in ammollo per almeno un paio d'ore qua e nessuno mi deve parlare. Abbassiamo prima che ci sia il copyright e nessuno mi deve parlare, quindi ragazzi, ma adesso mi sistemo un 2 molto easy, in tranquillità, e devo anche andare a comprare un po' di shampoo perché non c'è assolutamente niente qua. C'è il supermercato qua vicino. Vabbè, ci aggiorniamo. Niente ragazzi, scherzone, ho pensato, ma dai, siamo a Milano, usciamo piuttosto che stare in casa, mi faccio dopo il bagno e tutto, sto facendo un'oretta, mi faccio un giro con One Wheel, mamma mia le buche di Milano, e poi ci siamo. Vabbè ragazzi, in sostanza siamo finiti per qualche ragione sui Navigli, che è vicino a dove ho io l'appartamento, a dire la verità, però è più... insomma, è più un garbugliato di quello che pensassi. Io sinceramente penso sia la prima volta, o forse massimo la seconda, che passo sui Navigli. Vabbè che non sono di Milano né ho mai studiato qua, però le volte che sono venuto magari per lavorare o a trovare amici, non ci sono mai passato, se devo essere sincero. Tutto questo, i miei capelli sono tipo ora una cosa impresentabile. C'è una trasciata più di questa, non esiste. Poi là tipo ho visto anche una gondola. Ok, io mi sa che domani ho tipo prenotato un ristorante qua e uno tipo qua. Nel dubbio ne ho prenotati due, poi all'ultimo sceglieremo dove andare. Spritz Navigli, mamma mia, io ho come l'impressione che finirò a fare tipo le cose super turistiche, perché non me ne intendo, quindi vado su Google e dico cosa fare a Milano per 2 giorni. E il nostro giro prosegue, non più Navigli, c'era troppa gente e quindi continuiamo da altre parti, però mi sa che mi vado a vedere l'altra zona di Navigli che non l'ho vista, e almeno stavolta che sono qua dico ma sì, andiamocela. Giusto per rimanere in tema, siamo arrivati alle famosissime colonne di San Lorenzo, che io ho scoperto 2 minuti fa guardando su Google Maps che si chiamava così, e quindi ho detto ma sì, andiamo a scoprire quali sono i miei antenati, scopriamolo assieme. E... oh, mi ammazzo! Sempre così! Wow, ma che carino questo San Lorenzo! Ma che carino questo posticino! Mi sa che c'ero già venuto col One Wheel a fare un giro con il Chicco 5 anni fa, quando sono venuto qua a Milano nel 2019, per farmi una settimana. Forse queste sono le colonne San Lorenzo. Penso che siano quelle le colonne San Lorenzo, cioè le sto sbagliando tutte. Vabbè, proseguiamo il giro. Beh ragazzi, alla fine mi sono anche dimenticato ieri di invitarvi a iscrivervi al canale, mettere mi piace, commentare. Noi ci vediamo per un prossimo video, mi raccomando, numerosi.